Si celebra domani, 5 maggio, la giornata internazionale dell'ostetrica, una delle professioni più antiche del mondo che già Platone menzionava come levatrice, colei che leva il neonato dal corpo della donna incinta. Secondo studi recenti, la figura dell'ostetrica migliora la salute delle madri e dei loro bambini, ma c'è ancora molto da fare per ribadire la centralità del ruolo dell'ostetrica in ambito sanitario. Anche per questo, l'Ordine Professionale d'Abruzzo ha organizzato una serie di iniziative e seminari online curati dalle professioniste ostetriche dei corsi di laurea a tema delle Università dell'Aquila e di Chieti. Cinzia Di Matteo, presidente dell'Ordine Regionale della Professione Ostetrica ad Abruzzo. Quest'anno, purtroppo, per questa pandemia, non potremo essere sul territorio ad incontrare le donne, ma abbiamo organizzato una serie di incontri con modalità da remoto e all'interno delle nostre attività quotidiane di accompagnamento alla nascita che sono presenti su tutto il territorio regionale. Una celebrazione che continuerà per tutta la settimana e poi ci saranno una serie di locandine che possono essere scaricate dal nostro sito ostetricheabruzzo.it. C'è ancora forse tanto da fare per far capire la centralità di questo ruolo in un momento così importante per una donna e per il suo bambino. La professione ostetrica è una delle più antiche. Lo slogan di quest'anno è a livello internazionale investi sull'ostetrica. Significa investire sulla tutela della salute delle donne e quindi sulla salute della comunità. Per cui poter godere di una professionista ostetrica in un contesto comunitario, in un contesto di servizi sanitari, significa sicuramente contribuire alla riduzione di tutte quelle morti evitabili che riguardano la mortalità materna e la mortalità neonatale. Sono servizi che contribuiscono a ridurre il tasso dei tagli cesari, promuovono l'umanizzazione della nascita e sicuramente contribuiscono ad un obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è quella di una esperienza positiva della nascita da parte di ogni donna. E quindi il nostro slogan, insieme a quello internazionale della giornata del 5 maggio che è Investi sull'ostetrica, ci piacerebbe nel nostro territorio regionale poter dire che ogni donna ha diritto alla sua ostetrica per tutto l'arco della sua vita. Questo è un mestiere che si pensa essere prettamente femminile, ma ci sono anche degli uomini. Sì, abbiamo una quota celeste. La settimana scorsa nel corso di laurea di ostetricia si è laureato il primo ostetrica uomo in 20 anni di attività didattica. E in realtà le ostetriche in Italia sono 21.500 e c'è una rappresentanza di 400 ostetriche uomo. Linger on.